Ictus, emorragie cerebrali da rottura di aneurisma, malformazioni vascolari e politraumi. Da oggi all'ospedale Mazzini di Teramo potranno essere diagnosticati e trattati a tempo di record grazie al nuovo angiografo tridimensionale dedicato alla radiologia e alla neuroradiologia. Io vi racconto l'esperienza delle ultime 48 ore. Ieri sera abbiamo trattato un sanguinamento di un politrauma e l'altra sera una donna di 50 anni con una rottura di un aneurisma cerebrale. Quindi l'ospedale di Teramo, devo dire anche grazie all'assessore, adesso ha tutti i requisiti per poter essere equiparato veramente un ospedale hub. Sono salvi? La signora dell'aneurisma, ieri sera abbiamo avuto un lungo colloquio ed era arrivata in coma, e la signora del politrauma, che stava sviluppando una CID, una coagulazione intravascolare disseminata, è tornata in reparto e sono tutte e due pazienti stabili, che per noi è il comune denominatore per poter andare avanti. Una strumentazione che possiede la migliore tecnologia possibile e che permetterà di trattare immediatamente tutte le patologie neurovascolari in fase acuta. È un'apparecchiatura che sarà molto utile anche nella chirurgia vascolare. Con la collaborazione del dottor Di Egidio riusciremo ad eseguire queste procedure endovascolari in un ambiente più idoneo, almeno per alcune procedure. E sicuramente questo ci permetterà di ridurre i tempi di attesa. Si tratta del primo angiografo tridimensionale installato in Abruzzo, uno dei primi in Italia, che fa volare in alto il Mazzini di Teramo, rafforzando l'idea di realizzare sul territorio teramano un ospedale unico. Ci troviamo in una struttura che siamo stati costretti a rifare ex novo dopo l'acquisto qualche anno fa di questo angiografo. Perché? Perché ci si era accorti che era troppo pesante per la struttura dove doveva essere ubicato. Ecco, dobbiamo immaginare che anche le strutture fisiche debbano essere pronti per la tecnologia di oggi e soprattutto di quella del domani. Quale sarà la vostra scelta strategica sull'ospedale unico di Teramo? Intanto io rispetterò come Regione Abruzzo profondamente quella che sarà la concertazione, la discussione, il confronto del territorio della provincia di Teramo tra azienda ospedaliera e le istituzioni, ovviamente i municipi, le varie comunità rispetto a questo grande tema. Per quanto mi riguarda, la discussione che è in itinere e che farebbe prevalere l'idea di un ospedale unico mi trova pienamente favorevole. Le strumentazioni del XXI secolo debbono essere all'interno di strutture del XXI secolo.